strada della virtuosità invece di premiare gli enti virtuosi, è stato spalmato questo obiettivo a tutti gli enti e ha portato questa percentuale appunto al 14,8%. Infine, con la manovrina che vuole denunciare l'insostenibilità del patto di stabilità che sta colpendo i comuni bergamaschi, i comuni lombardi, che non possono più permettere di garantire i servizi, anche quelli essenziali, non possono più pagare le imprese nonostante abbiano dei soldi in cassa. Soldi in cassa che vanno invece a coprire i disavanzi non più tollerabili di altre centinaia di comuni di altre regioni, soprattutto della Sicilia e del Sud, che ad esempio hanno anche 10 volte il numero dei dipendenti che abbiamo noi, e quindi sono soldi che devono essere servire per pagare gli stipendi a questo personale e che però paghiamo noi a danno dei nostri cittadini. È percorribile adesso il fatto di rompere il patto? Noi continuiamo a sensibilizzare i cittadini su un concetto che non è ancora ben chiaro. I soldi ci sono stati amministrati dai nostri comuni bene, per lo più bene, ma sono bloccati e sequestrati da Roma. Quindi l'ipotesi di sforare il patto è una delle ipotesi prese in considerazione, ma in questo momento è importante far capire veramente ai cittadini che i loro soldi non sono stati sprecati nei nostri comuni, ma sono stati sequestrati da Roma per pagare i debiti e gli sprechi di altri comuni del sud.